Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato a StarCraft 2. In onore di quella che io definisco l'edizione natalizia, sono qua utilizzando questo avatar di Babbo Natale. Spero che insomma l'idea sia quantomeno gradita. Nel seguito di questo VOD andremo a vedere alcuni giocatori italiani, che ringrazio già da ora, che si sono messi a disposizione per delle partite uno contro uno. Quindi bando alle ciance e iniziamo subito con il primo game. Ciao a tutti e benvenuti alla prima partita della serata dedicata agli uno contro uno tra giocatori della comunità italiana. E questa partita la vado a commentare in differita perché è stata l'unica partita che ho commentato in diretta di cui però non mi è uscita la registrazione. Quindi mi trovo costretto a ripiegare su questo commento. E va bene, l'idea della serata, come ho detto, era molto semplice. Chi avesse avuto voglia poteva entrare in questo canale e in base alla lega si cercava di fare delle partite il più possibile equilibrate. Quindi, che ne so, un diamante con un platino, un diamante contro un diamante, o in questo caso un diamante contro un master. Ecco, qua in realtà Insane era l'unico che diciamo. Non aveva un partner dello stesso livello. Di diamanti ce n'erano diversi, però di Master c'era praticamente soltanto lui. Però ovviamente lo scopo era quello di far giocare tutti. E va bene, partenza di Nexus per Gorendre prima del gate, e una partenza anche qua di Hatchery diciamo in quella che sarebbe la naturale terza base per Insane. In realtà qua fa una cosa secondo me molto sensata, a parte che qua decide di andare di due basi prima della pull. Però mettere una base in questo punto garantisce anche fin dalle prime fasi magari un'espansione un po' più marcata, specialmente in termini di espansione di creep. Ovviamente mettere una base qua non avrà gli stessi benefici di mettere una base qua in termini insomma proprio di espansione grazie a Queen più creep. Va bene, qua sta per finire il gate. Ovviamente ha finito il gate, arriverà sicuramente un centro cibernetico e da lì poi partiranno tutte le varie tech. Centro cibernetico che viene messo anche qui sulla rampa in modo tale che si possa wallarla semplicemente grazie ad un semplice zelota. E qua basta uno zelota, mi raccomando, è l'unica cosa, bisogna tenerlo in hold, perché magari uno zelota qui non in hold, vengono i Ling, lo zelota arriva ad attaccare e i Ling passano. Una volta entrati, i Ling sono quasi peggio delle Adepte per counterarli, perché se hanno la speed sono veramente velocissimi, tocca correre di dietro e fanno perdere veramente un sacco di tempo. E ok, quindi qua assistiamo ad una fase di dronaggio puro per Insane, e entrambi, da quello che mi sembra di capire, vogliono puntare al macro game. Francamente, non mi sono ancora capitati, a parte una volta, di vedere dei macro game da Protoss contro Zerg. Ne ho commentata qualcheduna di partite sul mio canale, ma quelle là sono le uniche partite che ho visto. E le ultime che mi ricordo sono quelle tra Solar e Partying, ma sono praticamente finite tutte quante in pochissimo tempo. Tra le altre cose, chi ha visto tutta la serie mi ha detto che le prime partite Partying aveva giocato di macro, ha fatto veramente dei bei game. Peccato che insomma non ho beccato proprio quelle partite, perché sarebbe stato sicuramente istruttivo vederle. E va bene, viene fatta una terza base, quindi sì, proprio macro allo stato puro in questo senso. E vediamo un po' il numero di unità così per curiosità. Sono 32 le probe, 30 i droni, quindi certo 30 sono veramente un bel numero a 3 minuti e mezzo. Tempi veramente diversi da quelli di Heart of the Swarm, in cui la macro già era bella consolidata, ma non a questi livelli. Ok, Queen, fabbrica e ok. Non so quanto convenga, non so se conviene di più allo Zerg lasciar macrare un Protoss o se venga più o viceversa.
Non so, francamente. Lo Zerg ora ha delle belle. Prima su Heart of the Swarm, no, diciamo che era lo Zerg che è quello che doveva prendere le iniziative e cercare di evitare che Protoss raggiungesse un T3. Un T3 full, ecco. Infatti si vedevano spesso degli enormi massoni di Blatter, andavano ad attaccare, tanto per dirne una. Intanto qua arrivano i Ling, però semplicemente Gorendra va a sovraccaricare il pilone, che diventa a questo punto un cannone, e niente, semplicemente regge benissimo questo attacco. E dicevo qua comunque ci sono diverse unità che possono fare male per i giocatori Protoss, prima fra tutte, se parliamo di unità intermedie, la Cryptolisca. Anche i laceratori ovviamente non sono male, se si hanno sicuramente meglio di una Blatta. E anche la combo Fungal bile corrosiva credo che sia buona contro Protoss. Devo dire una cosa, i laceratori sono più forti contro terra, meno forti contro Protoss, perché magari con un colpo di laceratore lanciato bene, quantomeno i Marine li uccide. Un colpo di laceratore lanciato bene non uccide praticamente nessuno di Protoss, forse una sentinella, ma non credo. Quindi comunque sia, stiamo parlando di un'unità, insomma, che comunque, diciamo, lo Zerg ha un'unità per tutti i matchup, no? A livello intermedio, con la Cryptolisk o l'Aceratore. Una meglio con i Protoss, l'altra meglio con i Terran. Qua arriva il Pinnacle, in realtà, quindi nessuna delle due unità che stavo elencando. Il Pinnacle arriva in un momento, devo dire, propizio per Enzane, perché quando si vedono 11.000, se sì, 11.000... 1100 minerali bancari, sono 11 mutarischia che si possono fare praticamente istantaneamente e sono un po' difficili da counterare, soprattutto quando non si parte di Stargate, perché ti inchiodano praticamente in base, si è costretti con i blinker a rincorrerli e spesso e volentieri si finisce per perdere un sacco di tempo, mentre lo Zerg ti overmacra. Era lo stesso rischio che si incorreva in Heart of the Swarm nel Terra contro Zerg, giocato di Bannerling e Ling e Muta. Io consiglio, almeno da questo punto di vista, a meno che non si fanno delle pressure, cioè a meno che non è il giocatore Protoss a un certo punto della partita a prendere l'iniziativa e quindi qualsiasi unità del giocatore Zerg è costretta alla difesa, io consiglio magari uno Stargate. Perché non solo permette di scoutare e di infastidire lo Zerg nelle prime fasi, ma in caso di mutarische bastano pochissime Nyx, anche 4, per counterarle in modo efficace. 4 Nyx io credo che possano tenere a bada con un po' di micro anche 8-10 mutarische. Si rimane fuori range, si attaccano, le Nyx possono sparare in movimento e niente da fare per le povere muta. Allora, parliamo degli disgregatori. Unità fortissima, secondo me, forse la più forte del gioco, dipende però come sempre da come si usa. Come ho già detto più volte, ma insomma, lo ripeto, io recentemente l'ho giocata anche da Protoss, queste qui ho fatto un paio di partite random in modalità 2 contro 2. Intanto qua, poi ritorniamo al discorso dei disgregatori che do qualche consiglio. Qua sta per arrivare Gorendre, ancora non ha gli upgrade, però giustamente va all'attacco. Va all'attacco, vede questa base e a questo punto si teletrasporterà qui. Ecco, questo qui è stata una mossa abbastanza, secondo me, interessante. L'unica cosa che avrei fatto a posto di Gorendre è aver, cioè ovviamente poi a caldo è difficile, però magari lasciare un blink qua sopra, in modo tale che se poi le unità dello Zerg riuscivano a tagliare completamente le vie di fuga, c'era comunque sia la possibilità di blinkare in alto sulla rampa, se poi Ling salivano, a sua volta riblinkare in basso. In realtà qua fortunatamente non arriva al surround e c'è la possibilità comunque sia di ritornare e scappare in base. Ovviamente non a scapito di qualche stalker che si perde per strada. Dicevo, disgregatore, se si lancia soltanto diciamo una bomba di disgregatore, evitare è estremamente semplice, difficilmente andrà a segno. Se si lanciano due bolle di disgregatore, già evitarlo è un po' più complesso. Ora immaginatevi di lanciarne 5 di bolle, magari in punti diversi perché nel frattempo l'armata nemica si è splittata, almeno un paio quasi sicuramente vanno a segno, quindi diciamo che il disgregatore è un'unità fortissima proprio perché più sale e più ovviamente fa danni. In questo senso molto più forte del colosso. Un colosso certo già quando è soltanto uno ti dà man forte, quantomeno ti fa desistere da degli attacchi, però nel complesso
diciamo, non si countera un po' meglio con i Viking, con un po' più di spread. Qua, ecco quello che si diceva prima, queste mutarische che iniziano a volteggiare e di fatto realmente ha non cioè, più che infastidire il giocatore di turno. Poi questo attacco che rimbalza è veramente estremamente pericoloso perché i lavoratori se li mangia a tutti gli effetti. Questo è il momento in cui l'armata ovviamente dello Zerg prende via perché è costretto a blinkare da una parte all'altra della mappa, costretto a non praticamente minare più, il giocatore Protoss va indietro di economia. I cannoni fotonici non sono mai una buona scelta contro i mutadischi, costano veramente tantissimo e comunque sia poi si possono buttare giù, non sono efficaci come le torri dei giocatori terra. Come ho detto, contro i mutadischi a questi timing l'unica counter realmente efficace che mi viene in mente sono le Nyx, altrimenti ci sarebbe da spendere veramente tantissimo in termini di risorse in cannoni. Va bene, la prima partita finisce, bella, tutto sommato, non ci si può lamentare. Peccato che non si è visto uno scontro diretto, diciamo una partita vinta poi in modo quasi indiretto, no? Per Insane che va a lavorare ai fianchi giocatore Zerg, che capisce, sì, la va a lavorare ai fianchi giocatore Protoss, che in questo caso Gurendre capisce che ahimè la partita è finita. Va bene, GG, e andiamo con il secondo game. Rieccoci qua con la seconda partita della serata tra Giorgione, Protoss e Baphos Zerg. Quindi ancora una volta una partita in casa Doha. Siamo su scala orbitale. Non è la stessa mappa di prima. No, non è la stessa mappa di prima. Questa qua, almeno per me, è la mappa migliore nell'attuale map pool. Mi ci diverto veramente tanto a giocare. E secondo me ha degli ottimi spunti. Perché dalla terza in poi, effettivamente, avere una base non è poi così semplice. Ci sarebbe la base che. Rispetto al giocatore blu sta sulla destra, rispetto al giocatore arancione sta sulla sinistra come quarta base, però insomma è abbastanza complicata da difendere perché ovviamente l'avversario ha diversi punti dove poter passare. Questa base poi è veramente difficilissima da reggere, sia questa che questa. Va bene, ok. Mettiamo la tabella di produzione e scriverei Jellachef, ma sono uno spettatore quindi non lo vedrebbero. Mi auguro comunque sia che sia una bella partita. Giorgione parte subito con un pilone per bloccare la rampa, immagino, oppure anche lui deciderà di fare semplicemente un Nexus prima del gate e la rampa sarà semplicemente bloccata dopo. La probe intanto va subito a scoutare quello che sta facendo il giocatore Zerg, benissimo, è una cosa che anche io da giocatore Protoss farei. Se vi ricordate la partita tra Parting contro Solar, mi pare che era proprio in questa mappa in cui Solar ha fatto una subito ed è andata all'attacco con Deling e il wall è caduto in pochissimo tempo e da lì poi ha vinto la partita. Giorgione non ha neanche bisogno di vedere se qua c'è un acero oppure no, gli basta vedere che qua non ci sono pull. Da qualche parte, diciamo, il cash deve averlo speso Baphos. Ok, arriva il Nexus, arriva il gate. E quindi una partenza estremamente macro-oriented per Giorgione, ma è normale. Su Legacy of the Void le partenze di macro sono all'ordine del giorno e soprattutto non precludono poi delle partenze molto aggressive. Un giocatore Protoss che va di macro in questo modo ti può arrivare in base nel giro di 5 minuti con Prisma e Adepte e farti veramente malissimo. I giocatori Zerg nel limite del possibile devono sempre cercare di avere una terza base. Nei primissimi minuti, un po' per fare unità, un po' proprio perché sono estremamente dipendenti da una prima fase quasi sempre adibita al dronaggio. Va bene, sono curioso di vedere che scelta farà Giorgione contro Baphos. Se sarà lui il giocatore aggressivo cui Baphos sarà costretto a seguire, oppure sarà Baphos a impostare una strategia e Giorgione a inseguire. Lascia molto spazio all'immaginazione in questo senso, Legacy of the Void. Se magari lo Zerg arriva con i laceratori, è il Protoss che deve giocare di rimessa. Se magari il giocatore Zerg decide di fare una terza e il Protoss è aggressivo già su due basi, è il giocatore Zerg che si deve difendere in base a quello che ha il Protoss. Io da giocatore Protoss, diciamo random che sono stato, ma io la mia carriera di random è stata
veramente di basso livello. Io mi pare che io massimo che sono arrivato con la razza random è stato un diamante. E qua è interessante il pilone di Giorgione che va quindi a precludere almeno per un po' la terza base di Bafos, ma più che altro è un pilone messo lì per sapere quando ha intenzione di metterlo, anche perché i Ling possono facilmente distruggerlo. Bella anche l'idea di distruggere questo e metterlo in produzione un altro, quindi va a guadagnare delle risorse. Bellissima l'idea di fare una porta stellare, è un'idea che francamente approvo. Contro giocatori Zerg, non si sa mai, potrebbero fare muta anche poi in virtù del game che si è visto prima. Pochissime Nyx possono counterare molte muta con una buona micro, sono estremamente cost efficienti contro una muta risca. E poi, comunque sia, avere un po' di Nyx permette comunque sia di limare un po' i droni, soprattutto quelli che stanno sfruttando l'estrattore, quindi che stanno andando a estrarre il gas. Solitamente si arriva con 2-3 Nyx. Si fanno volare questi droni con raggio gravitonico e poi si va via. Si potrebbe fare eventualmente l'oracolo. Intanto qua mi stavo perdendo un attacco, sono entrati dei Ling. Si potrebbe, dicevo, fare eventualmente l'oracolo, ma non è proprio eccezionale contro Zerg, perché comunque sia le Queen possono counterarlo bene fin da subito. L'oracolo è più indicato contro giocatori Terran, anzi assolutamente indicato. Al contrario, le Nyx contro giocatori Terran non sono indicati per via di Marine. Ling che provano a fare un po' di danni, ma francamente non ne faranno molti, anche perché i Ling sono particolarmente fragili contro unità Protoss. Basta veramente uno Zelota per poter counterare il tutto in modo molto efficiente. Viene messa una terza base, la mette anche lo Zerg. Io credo che in questo momento siano quasi pari. No, addirittura 42 probe per Giorgione, che a questo punto sta staccando un po' il giocatore Zerg. Forse un po' troppi Ling. Diciamo, i giocatori Zerg devono giocare molto di rimessa. Cioè, hanno questa incredibile capacità di poter creare tantissime unità in un colpo solo. Quindi non è che è un giocatore, magari Terran, che deve fare un qualche cosa di continuativo nel tempo. Ok, a fronte di questa incredibile capacità è sempre, secondo me, preferibile andare a dronare nelle prime fasi, avere le unità nei posti giusti per scoutare, e se l'armata dell'avversario sta per arrivare, avere quei 30-40 secondi per creare le unità giuste, anche perché nei primi minuti è abbastanza facile, insomma, reggere quello che ti sta per arrivare addosso. Va bene, quindi Nyx, come ho detto, scelta secondo me azzeccatissima, anche a fronte del game che ho visto prima. E vediamo un po'. Vengono messi qua dei gate. Anche questa, una scelta, devo dire, buona. I Protoss sono sempre stati dipendenti dalla unità da gate contro Zerg, soprattutto per quanto riguarda il blink. Vediamo un po' qua, si impara prima la charge, poi diciamo che è il blink, diciamo il perno un po' delle varie strategie del giocatore Protoss. Poi si può anche fare, in questo caso ad esempio Giorgione decide di fare archivio dei Templari, quindi sicuramente vedremo Storm e Arconti. Cercherà, io credo, di accumulare un po' di energia per gli HT. Qualora poi non riuscisse diciamo ad arrivare a quell'energia di imparare Storm per tempo e lo Zerg lo attaccasse prima, può tranquillamente morfare in Arconti. Salta la Queen grazie a queste Nyx con raggio gravitonico e la partita prosegue. La partita prosegue con la Storm che sta per arrivare. Sì, diciamo, la Storm è estremamente buona. Anche perché poi, come ho detto, una volta che anche là i Templari esauriscono l'energia, possono essere riciclati in Arconti, che contro unità biologiche sono veramente, veramente fenomenali. Partono l'upgrade, si continua a fare Nyx. Le Nyx sono buone anche da tenere così nell'armata, perché comunque sia, se poi il giocatore Zerg ha qualche unità nevralgica, diciamo così, di estrema importanza dall'altra parte, può essere in qualche modo tolta dall'equazione del combattimento per un po' di tempo. Magari un laceratore, anche un idralisca, fin tanto sono abbastanza basse di numero, possono essere counterate persino dalle Nyx. Quindi ci sono 5 idralische. Quante sono adesso le idralische? Sono 6, quindi, e sono 6 le Nyx, quindi paradossalmente tutte le Nyx potrebbero counterare le idralische. Come non detto, qua una perdita di disattenzione di Giorgione e subito vengono uccise 2 Nyx. Questa volta infatti Bafos, molto intelligentemente, non si fa trovare impreparato e mette lanciaspore.
idralische, fossa dell'infestazione e stavo cercando una camera evolutiva che mi pare non c'è, ecco, le camere evolutive arrivano adesso, un po' in ritardo, dovrebbero essere, dovrebbe, diciamo che questo era un momento in cui bisognava, diciamo così, aver finito l'1-1, grosso modo. Arrivano delle void, void, HT e via. Idralische, tante idralische, spero che diventeranno criptorische, tanto per vedere qualche cosa di nuovo. Io ho visto un paio di replay in cui lo Zerg decide di fare criptorische. Devo dire, sono, al contrario dello Zerg contro Terra, estremamente forti contro Protoss. Secondo me le criptorische sono estremamente forti contro Protoss, un po' meno i lasciatori, il contrario con i Terra. I lasciatori sono molto forti contro Terra, un po' meno le criptorische. Diciamo i Terra hanno un po' più di mobilità, soprattutto quando passi va bio. E anche insomma, se il Terra decide di fare tank, avvicinati a un tank sigillato con le criptorische. È dura. Ok, qua addirittura vengono imparati gli upgrade delle unità aeree. E qua la partita va proprio così, in macro game puro. Vediamo un po' dove sono. Lo psi 141 per Giorgione e 127 per Baphos. Di quelle idralische sono davvero tante. Quegli HT dovranno fare un ottimo lavoro. Non so se siano meglio a questo punto i disgregatori, i colossi, gli HT con gli assediati templari, li chiamo HT, Ag Templar. Ormai ho queste terminologie in testa. Non saprei quale sia la scelta migliore. Diciamo che tutte sono fattibili fin tanto ecco, si sappia bene amalgamarla all'interno dell'armata. Vediamo un po'. Io se fossi Baphos ancora francamente non attaccherei. Non tanto perché, insomma, io al contrario di lui sto vedendo la partita, ma perché attaccare con solo idralische non è una buona idea. Le idralische hanno bisogno di qualche cosa di un minimo di supporto, secondo me, che sia non gas intensive, come può essere Blatta o un numero maggiore di Zergling. Perché andare subito a diciamo vedersi subito le idralische focussate non è piacevole. Sfortissime anche contro unità come i Zeloti. Le idralische praticamente fanno evaporare qualsiasi cosa. Tu vedi queste idralische che sparano a un ritmo forsennato. Va bene. Vediamo un po'. Qua sto attaccando la quarta base. Come si diceva prima, basta un minimo di disattenzione e questa base rimane scoperta. Questi HT su questa, qua, diciamo sulla soglia della rampa faranno tantissimo male. Veramente tantissimo male. Mamma mia, quanto hanno fatto male. Quanto hanno fatto male. Praticamente sono morti tutte quelle rische solo per via di quegli HT. Purtroppo servivano Blatt. Contro gli HT servono Blatt. E quindi niente, la partita finisce qua, ahimè. Nulla da fare. Servivano. Adesso qua c'è il mega rispondi Ling, ma sono troppi zeloti. Ling contro i Zeloti, ahimè, hanno vita difficile. Peccato. Peccato. Perché comunque sia, era stata. Insomma, è stata una bella partita. Vi dico, però, insomma, è finita in pochissimi. Cioè, lo scontro decisivo si è svolto veramente in una manciata di secondi. Comunque, ecco, consiglio personale: cercare sempre di avere un'idea di quello che sta facendo il giocatore Protoss. In questo caso, quando ci sono gli HT, conviene mettere un bel numero di blatte all'interno dell'armata. Se si hanno il gas a sufficienza, i lacinatori anche meglio. Titolo informativo si può vedere la schermata punteggi. E poi andiamo a commentare la terza partita. Intanto, complimenti a tutte e due perché insomma. Ottima partita, poi mi piace quando vedo dei giocatori che hanno, diciamo, fissate così bene le basi della macro. Non è, per niente scontato. Spesso e volentieri, poi io vengo da Wings of Liberty, si vedeva parecchio delle giocate monobase, anche io ho visto giocate monobase anche di 20 minuti. Invece qua, il vedere giocatori che si sfidano a viso aperto in game di macro è molto bello. Va bene, andiamo con il terzo game. Ed eccoci arrivati al terzo game. Midichlorian, Terran contro Judgment, Zerg. Terrazzi di Prion, mappa molto carina. Mi piace giocarci.
Non la mia preferita, ma sicuramente molto, molto bella. Ci ho fatto delle belle partite anche qua. Vediamo un po' che si può dire. Si può dire che la terza base è praticamente obbligatoria sui minerali d'oro, perché sia che si prendano qua, sia che si prendano qua, diciamo che dalla terza base in poi la partita subisce una bella svolta, perché la macro ne subisce, diciamo, è un bel colpo in positivo. Qua stavo per fare, dico, ma forse si sarà sbagliato, Midichlorian. In realtà no, non si è sbagliato. Fa una cosa veramente intelligente, cioè quella di andare a minare direttamente insomma, dai giacimenti d'oro. Cosa veramente, veramente interessantissima. Minerali ad alto rendimento, in realtà si chiamano, però è uguale. Va bene, ok. Tra le altre cose, io a questo punto avrei messo il deposito in questa zona, così quando lo Zerg passava neanche lo vedeva. Però, vabbè. Pazienza. A questo punto, posso immaginare la sorpresa di Judgment se non vedeva questo deposito, arrivava qui. Dove è andato? Va bene. E queste qua sono strategie che ho visto su Wings of Liberty, mi pare. Già su Heart of the Swarm, mi pare di no. Comunque, se su Wings of Liberty vedevo delle strategie del genere per poter fare tipo delle tre racks into Marine, into Attack. Tra le altre cose, qua anche Judgment sceglie di andare per minerali d'oro, quindi entrambi giocano di rischio. Ottima cosa, ottima cosa. Raffineria, quindi, bah, potrebbero anche essere Reaper. Ad esempio, in questa mappa addirittura ho visto, credo che fosse, vediamo un po' chi era, Bomber. Credo che fosse Bomber che è partito con una 3 Rax Reaper. E poi è riuscito pure ad andare in macro. Da questo lato, Legacy of the Void veramente è micidiale. Offre delle partenze veramente al cardiopalma. Ok, Ling sicuramente con Speed. E ne vedremo delle belle. Vediamo un po'. Reaper. Io per reggere lo Zerg da questo momento in poi o si fa un bunker o si fanno tanti tanti Reaper, perché sono l'unica counter ai Ling, e si costringe i giocatori Zerg ad andare di Blatt praticamente. Comunque sia veramente un applauso enorme a Midichlorian, che ci fa vedere una partita veramente diversa dagli schemi. Adoro questo genere di partite perché veramente danno diciamo, danno ossigeno a un gioco che troppo spesso è basato su dei metagame estremamente classici. Ok, vediamo un po'. Eccolo qua. La prima star della serata si chiama Tristo Mietitore e inizia a lanciare mine. La speed. Ah, mi sono scordato la tabella di produzione. Scusate. Eccola qua, la tabella di produzione messa. Arrivano le queen e arriva la terza Rax. Un po' troppe risorse bancate in questo frangente, roba che io avrei messo 5 racks, e non è uno scherzo, perché chi viene da Wings of Liberty come me, io non so se voi c'eravate quando era, credo che fosse settembre 2010, a settembre 2010, prima che li nerfassero, i Reaper erano l'unità più sgrava del gioco, no? Diciamo che era l'unità più sgrava nel Terra contro Zerg. Arrivavano prestissimo, le Queen avevano raggio 2, anche le Blatt mi pare ancora non erano quelle di adesso, erano veramente peggio. E insomma, malgrado la favola, i Reaper asfaltavano qualsiasi cosa, e le partite finivano tipo in 7 minuti. Ed era una partenza di 5 Rax Reaper proprio. Qua sta entrando troppo in profondità, Midichlorian, troppo in profondità. Qua doveva provare a fare impazzire un po' il giocatore Zerg tra quest'altura e quest'altra e provare a sparare qualche mina. Nel frattempo arrivano un bel po' di Rax e la partita sarà veramente, da qui in poi subirà una svolta, perché sarà veramente dura per Midichlorian, perché potrebbero arrivare le Blatt di qui a breve. E contro Blatt servono Marauder. Attaccare, 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 attaccare. Veramente attaccare. Se si ferma in questo momento, Midichlorian perde la partita. Veramente. Non deve aspettare di accumulare unità. Assolutamente no. Questa è una cosa che non può fare con una tattica del genere. Se lo Zerg riesce a prendersi addirittura un altro giacimento d'oro, è veramente la fine. E tra l'altro non c'è niente con modo tecnologico. Qua servirebbero a questo punto i Marine. Se non c'è modo tecnologico per arrestare il Blatt, i Reaper da soli non bastano.
Peccato perché poteva essere secondo me un'idea veramente interessante se diciamo proseguiva diciamo qua ci, però ci sono le mine in realtà contro le blatte la cosa che si può fare è fare una anche qua un errore grosso di perdere un Reaper così entrando nell'armata qua con le blatte devi fare attacco indietreggia mina attacco indietreggia mina attacco indietreggia mina una cosa del genere e quindi si può mettere forse lo Zerg in difficoltà. Certo è che arrivano tre Reaper alla volta, addirittura qua ci sono un bel po' di Rax, però peccato che tipo due non stanno producendo. Qua quando non c'è il gas tocca fare i Reaper. Peccato perché il gas di Midichlorian effettivamente non c'è, siamo veramente a corto di gas. Qua addirittura i Reaper saltano da soli, qua purtroppo le blatte sono troppe, queste qua non si fermano, ahimè. Dico purtroppo, non perché ovviamente non voglio che vinca Judgment, ma perché mi ero appassionato a questo game, volevo che andava un po' più avanti. Però addirittura qua gli acceleratori, e chi li ferma più? Oddio, non che gli acceleratori riescano a, salvo rarissimi casi, a sparare birra corrosiva sul Reaper. Non lo so, provo come provare a sparare un proiettile su una mosca, insomma. Vagli a beccare, sono talmente piccoli. E talmente veloci. Va bene, partita finita, però veramente un applauso enorme. Veramente un applauso enorme a Midichlorian per questo cambio di strategia e veramente anche qua un applauso enorme a Judgment che ha avuto il sangue freddo di resistere a questa strategia decisamente fuori dalle schemi, perché poi quando uno subisce una strategia che non ha mai visto prima, o quantomeno l'ha incontrata veramente poche volte, riuscire a trovare la contromisura giusta, fidatevi, non è semplice. Spesso e volentieri si perde veramente in malo modo. Diciamo, le peggio sconfitte sono proprio quelle da strategie fantasy che non ti aspetti. Va bene, tra l'altro tutte e due, veramente una bella micro. E ok, andiamo poi a organizzare la prossima partita.